Oggi rispondo a una domanda che mi è arrivata sulla posta di Instagram privata. Quindi non dico il nome, ma ho chiesto l'autorizzazione a leggerla e mi è stata data. Mi è capitato negli anni di vedere diverse coppie che funzionavano senza figli, ma poi, una volta arrivato il primo e unico figlio, qualcosa si è rotto. Questo mi preoccupa un pochino. Come si fa a non diventare una coppia da stavano bene insieme, ma poi si hanno avuto figli? Mi chiamo Lisa Galli, sono psicologa, psicoterapeuta e criminologa e questa è la nostra community della Fucina dei Pensieri. È un luogo dove potrai sviluppare la tua crescita personale e professionale. Non è psicoterapia, ma è la possibilità che ti dai di allargare il tuo pensiero. È una domanda che ho trovato importante da condividere con la community della Fucina dei Pensieri perché apre uno spazio sul fatto che non è che quando arrivano i figli le coppie scoppiano perché sono arrivati i figli in quanto quelle persone specifiche, ma perché nell'allargare il concetto di famiglia da 2 a 3 persone, necessariamente le 2 persone che originano quella famiglia devono riuscire a confrontarsi e a mediare un modello educativo. Non è semplice la mediazione perché le singole persone hanno le loro caratteristiche, le loro rigidità. Finché si è adulti da soli che si condividono degli spazi, magari si riesce a funzionare nella condivisione di questi spazi, ma nella condivisione dell'educazione di una terza persona la faccenda si fa più complessa perché bisogna mediare rispetto a chi siamo noi rispetto alle nostre famiglie d'origine per produrre una nuova famiglia. C'eravamo tanto amati, sì, succede, ma c'eravamo tanto amati, poi sono arrivati i figli, è una frase che io non condivido per niente. Sembra che la responsabilità della fine di una relazione ricada sull'esistenza dei figli, e invece la responsabilità di una fine di una relazione rimane sempre a esclusiva, capacità delle persone di trasformarsi, è un'evoluzione del pensiero. La capacità di passare da 1 a 2 richiede una certa capacità di negoziare e di mediare, ma allo stesso le 2 persone possono mantenere una loro indipendenza reciproca. Quando arriva un figlio, invece, questa indipendenza reciproca è più difficile da mantenere perché bisogna condividere degli spazi temporali. Le esigenze di un figlio o di più figli richiede trasporti, richiede condivisione di situazioni scolastiche, sportive, di organizzazione mentale e strutturale all'interno di una settimana di vita della persona. La condivisione di quegli spazi dove necessariamente c'è la richiesta che tutte e due intervengano nel sostenere quella vita che cresce, fa sì che le persone si debbano mettere in discussione rispetto a quello che sono disposte anche a mettere da parte o da organizzare in modo differente, perché è proprio una questione di organizzazione mentale. In più, 2 persone che formano una famiglia con la presenza di figli nascono da famiglie a loro volta e la tradizione, la cultura, l'educazione ricevuta richiede una mediazione rispetto alla cultura, all'educazione, alla tradizione ricevuta dall'altra persona. Mediare 2 mondi che si incontrano formando un terzo mondo necessita una certa elasticità di pensiero. La morbidezza del pensiero è quella a cui noi dobbiamo tendere, la capacità di allargare il pensiero, che è anche la regola fondamentale per chi partecipa a questa community della Fucina dei Pensieri. Noi parliamo sempre di confronto all'interno di questa community rispetto agli spunti che io vi lancio e alle vostre considerazioni che voi regolarmente scrivete sotto a questi video. Questo, ad esempio, è un aspetto della capacità che hanno le persone di allargare il pensiero, di confrontarsi senza insultarsi, senza mancarsi di rispetto. Quando io dico che questa è la Fucina dei Pensieri dove
proviamo ad allargare il nostro pensiero nel vedere anche quelle che sono le storie dell'altro, è un concetto base sul quale però si struttura un concetto familiare. Una famiglia che si allarga richiede un pensiero che si allarghi, richiede di dare una parte di sé agli altri che partecipano a quella famiglia, una parte di sé che magari non si è abituati a dare, a concedere. Non sempre è necessario all'interno della famiglia una persona che porti a casa l'aspetto economico e un'altra che porti a casa l'aspetto educativo. Ci sono delle famiglie strutturate in questo modo e ogni struttura familiare va bene, ma solo là dove c'è la compartecipazione di entrambi nel dare qualcosa all'interno di quella famiglia, quel qualcosa che anche all'altro vada bene. Altrimenti si rischia di oggi mi va bene questa situazione, chiudo un occhio perché ci sono i figli piccoli, poi vado avanti, chiudo un altro occhio per un altro motivo e quando i figli escono, potrebbe verificarsi la famosa sindrome del nido vuoto, dove se i figli escono la coppia poi non regge. Voi pensate che le famiglie si allargano quando arrivano i figli e tornano a trovare nuove dimensioni quando i figli escono, perché i figli devono uscire dalle famiglie per trovare le loro strade. Quindi è una sorta di fisarmonica la famiglia in realtà, dove tutti suonano la musica o comunque tutti dovrebbero partecipare a creare un bello spartito da musicare insieme. Questa è la Fucina dei Pensieri, aspetto i tuoi commenti, ricordati di scriverli sempre nel rispetto di chi ti leggerà, perché questo commento che tu vai a scrivere deve essere intanto utile a te che lo scrivi e a chi ti leggerà nel tempo. Qua tutti impariamo ad allargare il nostro pensiero.